Due elementi contribuiscono a definire cosa è il carisma. Primo, il carisma è il dono dato per l'italità comune, per essere utili a tutti. Non è, in altre parole, destinato principalmente e ordinariamente alla santificazione della persona, no. Ma è destinato al servizio della comunità. Questo è il primo concetto. Secondo, il carisma è il dono dato a uno o ad alcuni in particolare, non a tutti allo stesso modo. E questo è ciò che lo distingue dalla grazia santificante, dalle virtù teologali e dai sacramenti che invece sono gli stessi e comuni per tutti. Il carisma è a una persona o a una comunità speciale. È un dono che Dio ti dà. Anche questo ce lo spiega il Concilio. Lo Spirito Santo, dice, dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi opere di uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa, secondo quelle parole. A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio. I carismi sono monili o gli ornamenti che lo Spirito Santo distribuisce per rendere bella la sposa di Cristo. Si capisce perché il testo conciliare termina con l'esortazione seguente. E questi carismi, dice, sono straordinari o anche più semplici e più comuni, siccome sono soprattutto adattati e utili alle necessità della persona, alle necessità della Chiesa, se devono accogliere con gratitudine e consolazione.